Salve a tutti ragazzi, bentornati al vostro Jack. Questa volta, come potete vedere, ci troviamo in nuovissimo gameplay. Questa volta di Devil May Cry, il primo. Siamo nella quinta missione, amici miei, e ci troviamo in Guida dell'Anima e dobbiamo entrare dentro quella porta e dobbiamo usare la pietra che abbiamo preso nello scorso gameplay prima che il potere si esaurisca. Abbiamo combattuto contro due boss, di cui un ragno è scappato, adesso ci segue tutto lungo il castello, e un altro che è il cavaliere nero. Che è scappato appena ha visto il ciondolo che ci ha regalato nostra madre, che non si sa che ci ha regalato nostra madre, ma ve l'ho detto io. Quindi, eccoci qui che iniziamo la missione. Ovviamente l'anima triste si sta affievolendo, perché questo è il gioco che ci ha aperto il menu per farci vedere che dobbiamo piottare, sbrigarci, e non poteva mancare sto cazzo di gattino che ci rompe le palle. Ovvio, ci abbiamo 3 minuti. Dai. Volevi, però mi ha colpito lo stesso. Aio. Senti, Ciccio. Fammola finita, eh. Dai. Tiè. Tu. Non ho tutto il tempo. Non possiamo giocare. Non so che ti puoi divertire. Volevi. Volevi. Guarda come non le prende. Guarda. Mi ha preso. Mi ha preso. Niente. Ok. Non volevo farmi prendere, ma mi ha preso. C'è poco da fare. Dovevo continuare a colpirlo, ma non l'ho fatto. Mi volevo un pochino divertire con lui. Ma vabbè. Ora, a parte tutto, sbrighiamoci, dobbiamo arrampicarci il più velocemente possibile. Prima che l'anima si quella pietra si esaurisca. Quindi dobbiamo passare di qua, salire di qua. Di qua che ci sta. Lo so che non ho tempo da perdere, però magari ci sta qualche frammento blu che non mi ricordo. No, ok. Andiamo qui qua e scendiamo. Sì, però tanto devi collaborare, non ti puoi buttare di sotto così. E poi guardavo di sotto. Ok, sbrighiamoci. Eccoci. Salve, non c'ho tempo da perdere. Sì, vi voglio bene. Sta chiusa la posizione? Sì, l'avevamo già letto. Vai. Fatto. Non mi dica la missione è finita. Mi prendi per culo. Per un minuto. Ah, regà. Cioè, andiamo avanti. È chiaro. Finisco qui il gameplay. No. Ma manco salvo, vado avanti, faccio direttamente la missione dopo. Demone delle acque, missione 6. Sconfiggi il guardiano del mare e ottieni la luce guida. Quella missione comunque faceva ridere, eh. Non lo posso dire. 1 minuto e 6 per una missioncina così, non si può sentire. Allora, sapramente me lo ricordavo. Non mi chiedete perché fa così. Però, ti avvicini qua e scende il frammento. A posto. I segreti di questo gioco. Grazie per il trofeo. Molto gentile. E proseguiamo. Mettiamo qui dentro. Qui dentro c'è la chiave per andare avanti. Questo me lo ricordo. Eccola laggiù. Andiamola a prendere. Chiave rugginosa. E nuovi nemici, gli insettini. Se siete insettofobi, mi dispiace, ma sono pure questi. Ok, siete un po' tantini. Vi voglio bene. Vi voglio tanto bene. Dai, fatevi sotto, su. Ok, quello è morto. Ok. Vabbè, questi blu con le pistole muoiono subito. Basta sparargli così. Anche se certe volte mi colpiscono, però vabbè. Guarda, guarda, guarda. Che insetti fastidiosi che siete. Peggio delle mosche siete. Se vuoi fermare. Oh. Ok. È impossibile da prendere. Se si muovono in questa maniera. Vedi? Ok. Senti, per una sfera blu, cioè una sfera rossa non torna indietro, eh. Quella è una sfera rossa. Una sola. Però vabbè, senti, ciao, la prendo. Come non detto, ho pure parecchie sfere da spendere. Quindi dopo non volevo fare sto gameplay all'inizio. Cioè, in 1 minuto di missione mi sembra un tantino eccessivo. Le sfere le uso dopo. Senza che perdiamo troppo tempo. Vuoi morire? Grazie. Tu pure muori. Mamma mia, che fastidio che fanno. Oh, crepaci. Andiamo di qua. Vediamo che ci sta. A parte gli insetti. Ok. Pure questa è fatta. Questo è un piccolo santuario. L'ho sempre chiamato così io. In cui va colpito, 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 colpito. Per darti un sacco di sfere. Fino a quando non si rompe. È un modo per farmare quello. Che ne troviamo un pochino in giro.
Ok, lì c'è un altezzettino. Morto? No, non è morto. Ora è morto. E andiamo di qua. Questa è la porta chiusa e ci serve la chiave. Perfetto. Ed eccoci qui, proseguiamo dentro queste maledette fogne. Cos'altro ci aspetta qua? Un altro passaggio. Io ne approfitto. In qualsiasi buco che trovo io mi ci infilo. Però troppa vita che stanno a dare. E poi, come avete potuto notare, se noi siamo full vita, ci danno le sfere rosse al posto della vita. Il che è positivo. Ok, proseguiamo. E c'è sta qua per terra. Ah, nemico diverso però rispetto a quell'altro. Carino che sei. Dai, fatti sotto, tronzetto. Che yeah. Ah, senti dolore, eh. Senti dolore, eh. Questi nemici ti fa così, c'è poco da fa. Liscio. Dai, liscio. Liscio. Oh, e basta. Hai rotto tre quarti. Vuoi scendere un pochetto? Te devo sparare? Te sparo? Tieni. Tieni, tieni. Tu? E non entrare dentro i muri. No. Oh. Crepaci. Ah, gli ho rotto la maschera. Non c'ha più la maschera. Aio. Aio. Vuoi scendere? Dai. Oddio che palle quando passa trottola. Sì. Sì. Ti uccido così. Faccio più danno. Entro oggi però. Oh, alleluia. Che l'hai fatta morì. Che rottura di palle di boss. Ah cavolo, non ho letto la luce guida comunque quella era. Sì, ho capito, però sti gameplay non stanno a durare niente, stiamo a 7 minuti. Andiamo avanti, chiaramente. Ok. Ora leggiamo la luce guida, ragazzi, perché non ci ho proprio pensato che fosse un oggetto importante. Ho preso e cliccato. Ok, andiamo avanti. Missione 7, la chiave della passione. Torna alla stanza da letto prima che la luce guida assorba tutta la tua vitalità. E che palle! Prima quell'altra si affievolisce, questa invece ti pia la vita. Ci vedete però. Ok, prendiamo Pungiglione di livello 2, è molto utile. Ho finito tutti i soldi. E andiamo avanti. Perfetto. Andiamo a leggere la luce guida prima che mi dimentico. Una chiave che splende e assorbe lentamente i poteri di chi la possiede. E quello l'abbiamo visto, perché come potete vedere stiamo morendo molto lentamente. Vai avanti, piotta. Corri, corri, corri. Ora capisco perché ci hanno messo la vita dentro sti tunnel. Ciccio, hai rotto tre quarti di cazzo, te lo posso dire? Aia. No, no, non c'ho tempo da perdere, mi dispiace, me ne vado. E non so neanche se si possa ammazzare, perché effettivamente non mi sono mai fermato per provare ad ucciderlo, perché essendo che perdiamo ripetutamente la vita, non ci ho manco provato. Però vabbè. Sì, sì, ok, ci avete ragione voi. Te voglio bene, me ne vado dalle fogne. Ah, cazzo, non posso. Non posso. Ok, una è morta già, perché io ho spaccato la maschera. Se uscite da dentro al muro? Sì. Oddio che palle, prossimi nemici. Dai, venite qua. Così? Così? Oh, ti fai colpire? Capite perché questi nemici sono fastidiosissimi? Cioè, dovete colpire così e basta. Non c'è nessun altro modo. Oh, mi dai un po' di vita, te prego. No, eh? Oddio, queste risate che sono ripetute perché sono morte e continuano a ridere. Che fastidio. Brigamo, se gliela dovremmo fa, in teoria. Oddio, di nuovo questi insetti maledetti, schifosi. Oh, la vita, l'ho vista. Buono. Fate schifo, fate, lo posso dire? Mori.
fatemi caricare velocemente sto coso, così saliamo sopra. Ok. E ci muori pure. Se è morto, non lo so. Ok, sì, vai. Dai che siamo arrivati. È qui. Sì, l'avevamo già letto. Sì, tieni. Voilà. Piccolissima sta porta. Sembrava piccolissima. E un'altra volta è finito. Ma stiamo a 10 minuti. Regà, 3 missioni in oddio, ho fatto bordello tantissimo. Spero che non abbiate sentito rumore strane. Comunque, 3 missioni con un gameplay solo, andiamo avanti. Cioè, 3 missioni così sono proprio una palla. Vai, salviamo e andiamo avanti. Ok, che cosa ci aspetta? Siamo sopra. Mazza che salto, Dante, complimenti. Ok. Eccoci qui, missione 8, il ritorno del leggendario cavaliere. Ma se viva fa tutti sti salti, queste cose. Bastava semplicemente mettere una nuova missione. Attiva il meccanismo e scappa dal tetto. Ok. Carina sta stanzetta. Andiamo qua sopra. Prendiamo questo. Andiamo di qui. Prendiamo quest'altro. Ok. E ah, c'è la porta qua. Infatti dicevo, dov'è che dobbiamo andare? Andiamo fuori. Ok. C'è qualcosa qui? No. Andiamo avanti. Ti pareva? Chi è che sopravvive qua dei due? Ci siamo rotti le palle anche noi, sinceramente. Tu, vieni ragnetto mio. Facciamo vedere chi è che comanda qua. Dai, come prima? Ti sei imparato adesso che ti attacco da sopra? O non ti sei imparato? O non c'è ancora capito niente? Non si capisce niente comunque. Aia, questo fa male. Da davanti niente, eh. Non riesci proprio a colpirlo. Oh, già sta quasi a metà vita. Oh, sono riuscito a colpirlo un pochetto. Sono riuscito a incastrarmi sopra di lui. Dove vai, oh? Che fai? Scappi. Ok, non so dove sono. Ok, eccomi. Dai che sei morto, su. Ci siamo quasi. Mommy, mi vuoi saltare sopra? Non te lo permetto, ciccio. Mori. Che bello, è morto.
l'attrice non mi convince. È molto, molto, molto strana. Perché sembra dispiaciuta della cosa che abbiamo sconfitto Phantom. Se lei ci ha portato qui, la motivazione ci sarà. Quindi credo che non sia proprio del tutto nostra alleata. Però abbiamo pure sconfitto Phantom. Quindi sono contento. È morto quel cavolo di ragno di merda maledetto che ci rompeva le palle ogni 3x2. Ok, qui c'è un oggetto. Prendiamo, dai. Il tridente è una picca tridente super decorata utilizzata per i rituali. Non può essere utilizzata come arma. Bello è che lo specificano, non può essere utilizzata come arma. Ok, dobbiamo buttarci dentro quel buchetto. Ma c'è altro qui? Tipo salgo qui sopra, mi dà oggetto? Robe? Cose? C'è un frammento! Ah, c'è un frammento! L'ho visto. Ho una sfera blu, non lo so. Dai sopra. Dante. Allora, ok. Ce la facciamo? No, non ti buttare dentro! Ok. Olè, ce l'abbiamo fatta. Alleluia. Quindi si saliva dalla statua, non da lì. E se salgo su quest'altra... No, dai, sono cascato nel buco. Che palle. Vabbè. Che è questo? È una leva usata per sollevare il ponte levatoio. È molto rugginosa. Una forte pressione verso il basso potrebbe aiutarti a muoverla. Tipo così. Ci sta. A che servono le leve quando abbiamo una spada che fa tutto? Ok. Anche questo è fatto. C'era uno scheletro che però c'ha qualcosa. È il cadavere di un soldato che dopo essersi aggirato nel castello deve essere molto stremato. Ha qualcosa in mano. Lanciagranate, spara shrapnel esplosivi. È un'arma molto devastante. Ok. La ringrazio, signor soldato. Solo che... come facciamo a capire che effettivamente sia soldato? Dall'arma? Sì, ci può stare, che chiaramente è un'arma che usano i soldati, però non c'ha vestiti, non c'è niente. Vabbè. Ok, siamo scesi da di qua. E il tridente dobbiamo mettere qui. Che l'avevamo visto nel primo episodio, questo. Ecco qua. Si apre il cancello, grazie alla forza dell'acqua corrente. E voilà. Beh. Ah, c'è vero a tempo! Mi sono scordato sta cosa, amici, è a tempo. Non dobbiamo fermarci per niente. Dobbiamo passare il più velocemente possibile. Ok, dovremmo esserci. No, ti prego, zitto il culo. Ah, mi ero scordato questa cosa. Ok, boh, ci fermiamo. Dopo 4 missioni, amici miei, direi. Quindi oggi va proprio riempito di missioni. Almeno da come dice il gioco, sono missioni, però per 2 minuti ciascuna, cioè, non mi metto a fare video dopo video. Ok ragazzi, io mi fermo qui, spero che questo video vi sia piaciuto e niente, ci vediamo al prossimo gameplay dove andremo a più forza. Userò la nuova forza per aprire la porta. Ok, va bene, usiamo la forza. Un saluto, ciao ragazzi.